Siamo all'interno di Palazzo della Meridiana, uno dei palazzi dei Rolli, patrimonio dell'UNESCO da luglio del 2006. Palazzo della Meridiana è un palazzo del 1550, fu costruito da Gerolamo Grimaldi e quello dove ci troviamo noi è l'ingresso principale del palazzo. Originariamente non c'era via Garibaldi e non c'era via Cairoli, c'era la collina che scendeva giù al mare. Originariamente questa era una corte aperta, era un susseguirsi di tre corti e questa venne trasformata poi nel 1800 e le colonne che si vedono oggi a parete sono state inglobate nella muratura. L'ultimo grosso intervento che è stato fatto all'interno di Palazzo della Meridiana e che è visibile ancora oggi è quello che è stato realizzato da Gino Copedè, un architetto fiorentino che ebbe l'incarico dalla famiglia Mackenzie di trasferire all'interno di Palazzo della Meridiana gli uffici della compagnia di navigazione. Nell'atrio che accoglieva i clienti dei Lloyd's, dei rappresentanti dei Lloyd's in Italia, sono richiamati i simboli marinari e dell'economia. Quindi possiamo vedere a soffitto l'ancora, la vela, il timone, ancora la vela, l'ancora, per poi concludere esattamente sopra al portone di accesso al secondo loggiato con il salvadanaio e le monete. Quindi all'interno del palazzo si svolgevano attività marinare per business, per attività. E questo è quello che è stato richiamato a soffitto. Vediamo ancora sopra a uno degli accessi del loggiato, un accesso secondario, questa natività. Una natività del 1400, quindi precedente la realizzazione del palazzo, che con ogni probabilità era un portale che arrivava da uno dei palazzi di via San Luca. I proprietari di Palazzo della Meridiana negli anni acquistarono, non abbiamo trovato origine, lo acquistarono, probabilmente lo rubarono, si dice a Genova, e lo esposero qua all'interno dell'atrio.